Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno del calciomercato di Serie B, news calciomercato di Serie B. Vediamo che notizie riusciamo a raccogliere oggi, vediamo gli sviluppi di questo calciomercato che ci accompagnerà fino a fine agosto. Sicuramente questi saranno giorni importanti perché le squadre vorranno comunque arrivare a fare un ritiro estivo con magari il 75-80% della rosa già composto dai nuovi giocatori ed è per questo che questi giorni e i primi di luglio sono importantissimi per le società per cercare di chiudere gli accordi più importanti, le priorità di mercato, ecco. Mi raccomando però, prima di partire col video devo chiedere un pollicione su qua sotto, 30, 40, 50 mi piace qua sotto, un'iscrizione al canale. Totalmente gratuito, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e noi partiamo subito. Partiamo dal Cittadella, che è forte su Rizzo del Parma. Prima notizia è questa: il Cittadella stringe per altri rinforzi. Il direttore generale Marchetti avrebbe messo gli occhi su Andrea Rizzo Pinna, centrocampista classe 2000, reduce da una stagione positiva con la Lucchese in Serie C, condita da 3 gol e 3 assist. Quindi il Cittadella prova a fare anche mercato in Lega Pro, magari con i migliori prospetti, con i migliori giocatori da portare in Serie B. Ed è questo il primo nome anche che interessa proprio al Cittadella. Andrea Rizzo Pinna, seguiamolo, centrocampista classe 2000, sicuramente ancora giovane, 23 anni, potrebbe approdare in Serie B. Altra notizia, ragazzi, di calciomercato, lato Spezia, si lavora in uscita, si lavora molto in uscita perché Salvatore Esposito potrebbe salutare, adesso è impegnato con l'Europeo Under 21 che inizierà a giorni, ma il centrocampista è arrivato a gennaio dalla SPAL, potrebbe riapprodare in Serie A, ma è lato Sassuolo, cioè il Sassuolo forte su di lui, primi contatti in corso, primi sondaggi, il giocatore ha dato già la sua disponibilità a tornare in Serie A, a rigiocare in Serie A con un'altra maglia, quella del Sassuolo, seguiamo perché potrebbe essere una pista molto molto calda. Su Tirol c'è una concorrenza molto molto importante per un giocatore in particolare che l'anno scorso ha giocato col Cosenza, ovvero Marco Nasti. Di priorità, ragazzi, del Milan, attaccante, ha fatto molto bene nella parte finale della stagione con il Cosenza ed è un giocatore richiesto molto in Serie B. Ci sono Su Tirol, Parma e Palermo su di lui, ma in questo momento Su Tirol, ragazzi, sembra essere in vantaggio. Il giocatore comunque sembrerebbe disposto a farsi anche un altro anno in Serie B e Su Tirol è molto pronto, c'è la disponibilità anche di Bisoli nel prendere il giocatore. C'è anche un altro nome che interessa molto al Sud Tirolo, è quello di Riccardo Ciervo, attaccante romano, classe 2000, di proprietà del Sassuolo. È un giocatore esterno, ha fatto qualche prestito anche in Serie A, se non sbaglio, ha fatto anche qualche prestito in Serie B in questi anni. Comunque ho capito che il giocatore ha fatto anche un prestito di 6 mesi, se non sbaglio, alla Sampdoria. È un giocatore che comunque interessa al Sud Tirolo, che si muove molto anche sui ragazzi giovani italiani, Ciervo e Nasti su tutti. Altre notizie di calciomercato di questa Serie B, ragazzi, lato Lecco, capiamo un po' la situazione anche stadio perché il presidente di Nunno ha parlato, Foschi fondamentale, rimarrà lui per il prossimo anno in Serie B dopo 50 anni, del ritorno in Serie B dopo 50 anni, vogliamo giocare nel nostro stadio, questo è un po' un capitolo in particolare per il Lecco perché in questo momento lo stadio non è a norma, non è adibito per ospitare le partite di Serie B, c'è da fare qualche lavoro, il presidente è già al lavoro su questo aspetto. Palermo, due club di Serie B su Soleri, ve l'avevo già anticipato che Soleri poteva partire. Ed è per questo che Pisa e Reggiana si muovono per l'ex Padova che ha fatto 2 anni con il Palermo, ha fatto molto bene anche quest'anno, anche se ha messo a segno solo 4 gol, ma comunque è un giocatore importante. Non escluso che nel prossimo anno possano arrivare le prime proposte al club rosanero e al giocatore che comunque è disposto a partire a salutare la piazza Palermo, nonostante comunque fosse legato. Reggiana e Pisa, una neopromossa, una squadra importante che si deve rilanciare come il Pisa, interessate al ragazzo. Altre notizie, ragazzi, di calciomercato. Cremonese, Ayew verso una cessione. Su di lui molti interessamenti da parte dei club di Serie A. Ha parlato direttamente all'agente, il giocatore non rimarrà a Cremona e quindi sono a lavoro gli agenti e la società per trovare una sistemazione nuova nel miglior campionato disponibile in Italia, ovvero la Serie A. Altre notizie, ragazzi. Feral Pisalò piace molto, Pilati piace molto a Modena e Catanzaro. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta di Modena, i canarini sarebbero interessati al difensore centrale della Feral Pisalò, Alessandro Pilati, giocatore molto importante per la Feral Pisalò nella promozione di quest'anno. In Serie B, il calcio 2000 ha tirato non solo l'attenzione dei gialloblu. Un'altra neopromossa sarebbe infatti pronta a prenderlo, ovvero il Catanzaro. Occhio, occhio a questa pista, perché non è scontato che Pilati resti alla Feral Pisalò.
Andiamo avanti, ragazzi, con altre notizie. Serie B, due club di Serie B su Barosi. Davide Barosi, portiere della Juve Stabia, piace molto ad Ascoli Palermo, classe 2000, 23 anni. Ascoli Palermo seguono molto attentamente questa pista. È Nicolò Schira a dare questa notizia. Sempre Nicolò Schira, pochi minuti fa aveva dato un'esclusiva, ovvero che la Reggiana è in trattativa con Tonghia. Tonghia, chi è? Un ragazzo che adesso gioca in una squadra, ragazzi, danese. È un classe 2002, quindi 21 anni. Ha fatto anche l'Under 23 con la Juventus qualche anno fa. È un esterno d'attacco molto, molto interessante, veloce e rapido. La Reggiana ci ha messo gli occhi perché comunque vuole veramente prendere il giocatore. Contatti avviati, discorsi avviati. Ci sarebbe, da quanto ho capito, anche la disponibilità del calciatore a ritornare in Italia, soprattutto in un campo importante, in una piazza importante come la Reggiana, che cercherà la salvezza. Catanzaro, Pece Pompetti, centrocampista classe 2000, di proprietà dell'Inter, ha fatto un anno senza quasi mai giocare su Tirol, ma piace molto a Catanzaro Marco Pompetti. Ancora una raffica di news, ragazzi, per chiudere questo video. Ferralpisolo, il sogno rover, due trattative in chiusura. Si muove molto la Ferralpisolo, che vuole chiudere tutte le trattative, sono quella di Alessio Cruz e di Gabriele Ferrarini. Gabriele Ferrarini, di proprietà della Fiorentina, reduce una stagione in prestito al Monza, andrà in prestito alla Ferralpisolo. Alessio da Cruz arriva dall'estero, ha fatto 2 anni fa l'annata con il Vicenza in Serie B, giocatore interessante, trequartista, seconda punta. Vedremo cosa porterà alla Feralpi, ma il sogno resta Rover, che vuole che magari potrebbe lasciare Bolzano, ovvero su Tirol. È una trattativa un po' complicata, il tecnico vecchi lo apprezza molto. Vediamo come saranno gli sviluppi in settimana, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Palermo è chiuso il colpo Lucioni, arriverà nei prossimi giorni in città, quindi primo colpo ufficiale per il Palermo si chiama Fabio Lucioni, che dopo il prestito a Frosinone andrà in prestito a Palermo. Caserta in pole per la panchina del Cosenza, ultimi dettagli da sistemare, ma dovrebbe essere il nuovo allenatore per il Cosenza. Parma, contatto Vasquez Catanzaro. Attenzione a questa pista, il Mudo Vasquez dovrebbe tornare in patria, ma c'è anche il Catanzaro su di lui, che sarebbe pronto a offrirgli un contratto, visto che il giocatore va in scadenza 30 giugno e sembra che al 99% che non debba rinnovare con il Parma. Ancora l'ultima notizia, ragazzi: Venezia, il Palermo alza l'offerta per Ceccaroni. Altro colpo che il Palermo vuole chiudere, quello di Pietro Ceccaroni, e rifare un po' il reparto, il pacchetto difensivo, ovvero i difensori centrali. Pronto ad alzare l'offerta per l'appunto il Palermo per quanto riguarda Pietro Ceccaroni. Quest'anno ha avuto 6 mesi di prestito a Lecce, di proprietà del Venezia. C'è molta fiducia per chiudere la trattativa, ma comunque sembra ben indirizzata. Andiamo ancora avanti con qualche altra notizia. Capitolo Ascoli, piacciono molto per l'appunto Barosi, Micaio, Paleari, sono questi 3 nomi per la porta. Barosi è una scommessa, noi ne abbiamo parlato poco fa, classe 2000 della Juve Stabia. Micaio e Paleari, due certezze: uno ha fatto molto bene a Benevento nonostante la retrocessione, Micaio ha fatto molto bene invece a Cosenza, ottenendo la salvezza tramite i playout. Ancora, ragazzi, altre notizie. C'è il Palermo che comunque si muove, l'abbiamo già detto, ha preso Lucioni e vuole chiudere per Ceccaroni. Direi che per oggi le notizie sono queste, fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo video, bella ragazzi!